Ciao ragazzi Wild, benvenuti sul Piccolo Principe in questo nuovo video dove andremo ad aprire una nuova playlist che si chiamerà Domande e Risposte. Perché ho deciso di fare una playlist del genere? Perché ho notato che molto spesso sotto i miei video lasciate dei commenti, o meglio dei commenti domanda, dove io cerco di rispondervi in qualche maniera per iscritto. Però ce ne sono alcuni molto, ma molto interessanti, sia per me, ma soprattutto anche per molte altre persone, che meritano assolutamente una video risposta. E da qui ho deciso di preparare da ora in avanti dei video dedicati a darvi una risposta ben più precisa di quella scritta e metterla su video, che troverete tutti questi video appunto nella playlist Domande e Risposte. Per questo video ho preso una domanda, anzi un paio di domande che mi ha fatto l'amico Davide qualche settimana fa, relativa alla vita in camper, in cui mi chiedeva in particolar modo due cose ben specifiche. Partiamo con la prima domanda che mi fa, che vado a leggere, e mi chiede: cosa ne pensi in prospettiva nel tempo? Intendo, fra 10-25 anni ti vedi ancora full timer? Ecco, questa domanda, caro Davide, ti posso rispondere solo in una maniera, nel senso che io la vita cerco di viverla nel presente, ovvero adesso è una cosa che mi fa star bene, sì, assolutamente molto bene, e di conseguenza la vivo adesso, perché appunto un domani, con l'avanzare dell'età, già che non sono giovanissimo, però con l'avanzare dell'età sicuramente vivere in un camper sarà decisamente più problematico, soprattutto se continuassi a vivere in un mansardato come questo. Già solo il fatto di andare a letto e farsi tutti i gradini tutte le sere per andare a letto a una certa età potrebbe diventare un problema. Magari cambiando camper, prendendo un camper con un letto o un autico, comunque un letto in coda dove non c'è bisogno di fare dei gradini, la cosa sicuramente migliorerebbe, però ci sono tanti altri aspetti che con l'avanzare dell'età sicuramente potrebbero incidere negativamente sulla vita in camper. Ma il discorso è un altro, nel senso che quello che mi dico sempre io, che mi sono detto anche quando ho deciso di prendere il camper e di andarci a vivere dentro, è che un domani in affitto sono sempre in tempo ad andarci. Questa per me è una grande sicurezza, nel senso che io posso andare avanti non so per quanto tempo, può essere un anno, può essere 10 anni, può essere 20 anni, forse 30, o può essere per sempre, perché nessuno impedisce di poter vivere in un camper perennemente, nel senso che possiamo ritrovarci ad essere anziani, essere arzilli, poi magari lasciarci le penne tutti in un colpo quando anche meno ci se l'aspetta. Quindi non è detto che non sia per sempre. Se nel caso non lo fosse, comunque, ripeto, andare in affitto magari per gli ultimi anni della vita, oppure ancora peggio, le mie figlie, metti quando mano, mi mettono in un ospizio, una roba del genere, sei sempre in tempo. Quello che non sei in tempo è il fatto di sprecare appunto questo tempo non facendo le cose che ti fanno stare bene. A me in questo momento il fatto di vivere in camper, viverlo 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, è la cosa che mi fa assolutamente stare bene, e pertanto non penso al domani, penso ad oggi. Un domani ci penseremo quando ci arriveremo. La seconda domanda che mi fa Davide, ecco, questa è molto interessante. Come pensi possa realizzarsi una relazione di coppia? Quante possibilità ci sono di trovare una persona disposta a condividere questo stile di vita? Ipotizzando tu sia solo, questo non ti dà pensiero? Diciamo che sono tre domande in una domanda. Allora, partiamo con la prima semidomanda, diciamo così. Come pensi possa realizzarsi una relazione di coppia? Allora, innanzitutto io parto dal presupposto, a parte che io ho fatto mi è capitato, perché nella vita certe cose purtroppo non si riescono a gestire, nel senso che tu fai cose, poi magari ti vuoi farne altre, ti ritrovi a farne altre, di conseguenza
è un po' difficile gestire il tutto. Io diciamo che ho fatto un po' il percorso inverso, nel senso che ero in coppia, ma visto che almeno per il momento non era una cosa fattibile in coppia e poi per altre problematiche, comunque ognuno è andato per la sua strada e io ho pensato di prendere in qualche modo la palla al balzo e di andare a vivere in camper. Se io avessi avuto questa voglia di vivere in camper in un momento, in una situazione dove fossi stato da solo, innanzitutto non ci avrei pensato due volte, perché se quella è la cosa che veramente desidero e mi fa stare bene, prima viene quella, perché io penso sempre che le persone, noi, se non stiamo bene in primis con noi stessi, come possiamo pensare di stare bene con un'altra persona? Questo è il punto della situazione. Quindi io credo che se la cosa ti faccia stare veramente bene, il problema della coppia deve essere un problema relativo, a meno che tu non sia una persona che non riesce proprio a stare da sola, che debba per forza vivere in coppia, allora qui le cose diciamo che si complicano e non di poco, perché ovviamente non tutte le persone sono disposte a fare questa tipologia di vita. Quindi anche trovare una donna in questo caso che sia disposta a vivere con te in un camper non è così facile, questo è oggettivo, non è assolutamente così facile. Devi trovare la persona giusta che piace la vita diciamo minimal, perché comunque vivere in un camper significa vivere una vita minimal, che sia consapevole degli spazi, che sia consapevole delle restrizioni che ci sono, di tutti gli sbatti che bisogna fare per vivere in camper. Di conseguenza non è così facile trovarle. L'altra domanda, l'altra sottodomanda che mi fa Davide è: quante possibilità ci sono di trovare una persona disposta a condividere questo stile di vita? Appunto, come stavo dicendo, possibilità ce ne sono, anche perché essendo che è diventato un po' una moda anche questo fatto qua di vivere in camper, vedi, se tu basta che giri un po' su internet, su YouTube, sui social in generale, vedi che ci sono un sacco di ragazze, donne singole che vivono in camper e viaggiano pure per il mondo, cosa che fino magari un decennio fa o anche un ventennio fa era quasi impensabile, adesso diventa quasi una quotidianità. Di conseguenza è difficile sì trovare una persona, una donna che ti possa accompagnare in questo percorso di vita, però è molto più facile rispetto agli anni passati e non è poi così, non la vedo così drammatica come cosa. Quindi con un po' di positività, secondo me dei grossi problemi non ci sono, anche perché appunto con il discorso dei social e tutto quanto è molto più facile conoscere ed è anche molto più facile farsi conoscere, di conseguenza hai molte più possibilità di trovare qualcuno, qualche donna, qualche ragazza con cui interagire che abbia i tuoi stessi gusti almeno in parte. Poi l'ultima sottodomanda, mi chiedi: ipotizzando che tu sia solo, questo non ti dà pensiero? Allora, come dicevo prima, dipende un po' tutto dalle priorità. Qual è la tua priorità? La mia priorità al momento era quella di trovare la mia serenità, il mio stare bene, la mia tranquillità. Ecco, quello che più di tutto volevo trovare era la tranquillità. Allora, la tranquillità io l'ho trovata nel camper, perché mi porta nei posti che amo, in montagna, vedete tutti i miei video, i weekend li passo da Dio, me li godo proprio nel silenzio, e questo per me è tranquillità. Poi, potendolo vivere anche fra la settimana, io comunque, anche se passo praticamente tutta la giornata al lavoro, quando rientro e mi ritrovo in questa mia baita, il senso di tranquillità prosegue. Quindi se ho avuto anche una giornata stressante, il fatto di essere in camper, di trovarmi così coccolato in queste quattro mura, in questi 2 metri quadrati, a me fa sentire tanto tanto bene. Di conseguenza questa per me è la priorità. Il discorso: se un domani potessi mai o no ritrovare o trovare una persona che sia propensa a vivere con me, allora
per quanto mi riguarda adesso proprio non c'ho pensiero, quindi non è tra le mie priorità, nel senso che io per adesso voglio vivere così nel camper, voglio fare le mie cose, come vedete faccio video, mi piace un sacco fare questa cosa qua, e di conseguenza sono concentrato molto su questo modo di vivere, anche perché, come ho detto prima, se non stai bene con te stesso, se non sei appagato, è difficile che dopo tu riesca a stare bene con gli altri, perché se cominci ad andare con gli altri ti in qualche maniera ti tolgono del tempo che tu puoi e vuoi dedicare alle tue passioni, al tuo modo di stare, in questo caso anche di vivere in camper, quello diventa un grosso problema. Non è tanto il problema di trovare una persona che possa andare bene, o trovarla o non trovarla, per me questo non è un problema, però ripeto, dipende sempre molto da che persona sei tu. Dalle domande che mi fai ovviamente mi sembra di capire che ti piacerebbe sia molto andare a vivere in camper, ma ti piace o ti piacerebbe molto avere una compagna con cui condividerlo, quindi devi contare quanto possa essere pesante per te fare una vita in camper, fra virgolette, in solitudine per un determinato periodo che non si sa bene quanto sia lungo, oppure se secondo te questo fatto di non sapere se riuscirai a trovare o meno una compagna con cui condividere questo stile di vita sia troppo pesante e tu magari non riesci a superarlo, e allora diventa un problema che, nel senso che devi fare una scelta, devi dare, come dicevo prima, una priorità: o la tua priorità è vivere nel camper perché ti fa stare bene, o la tua priorità è trovare una compagna. Ciò non toglie che tu potresti, prima di andare a vivere in camper, provare a trovare una compagna che sia propensa anche lei, magari eventualmente fra un po' di tempo, ad andare a vivere in camper. Quindi se ne parla prima, però nel frattempo sei a casa e di conseguenza tutto è molto più semplice, mentre se tu ti butti direttamente nel camper, però c'hai questo problema, questo discorso che ti manca la compagnia, allora dopo penso proprio che la vivresti male. Quindi, detto ciò, penso di aver risposto più o meno a queste tue domande. Come ti dicevo prima, il mio consiglio è, innanzitutto, se il camper l'hai già provato, hai già visto che ti va bene, ci stai bene e te lo godi, è un discorso, altrimenti ti consiglio ovviamente di provarlo prima di prendere la decisione di andare a vivere in un camper. Dopodiché non ti fare troppi problemi, secondo me, sul fatto se ci vivrai fino a 60 anni, 70 anni, 80 anni, perché, come dicevo prima, a trovare un alloggio in affitto sei sempre in tempo, e di conseguenza, a meno che tu non abbia una casa, comunque se hai anche una casa puoi tranquillamente metterla a reddito e goderti la vita in camper, e un domani, se non potrai più vivere in camper per determinate problematiche, ti ritorni a prendere in mano la tua casa e torni a vivere lì. Quindi problemi per me da quel lato lì non ce ne dovrebbero essere, l'importante è vivere il presente. Discorso coppia non coppia, devi decidere a cosa dare la priorità. Se la priorità è stare bene te nel camper perché lì ami stare, allora prendi quello e poi ti concentrerai sul trovare la compagna adatta. Se invece per te la priorità è avere una compagna, ma ti piacerebbe anche vivere in camper, allora nel frattempo che vivi una vita tradizionale, prova a cercare una compagna, però magari con attitudine, comunque se ne parla, a un domani andare a vivere in camper. Queste per me sono le cose più sensate che potresti fare. Spero di averti risposto, spero che questo video possa essere stato d'aiuto anche a molti di voi che magari si ponevano le stesse domande, che però magari non hanno avuto la voglia di scriverle. E niente ragazzi, qui dal Piccolo Principe per questo video è tutto, io vi saluto e come sempre stay wild, ciao!